Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto al titolo, oggi proveremo insieme, assaggeremo insieme i nuovi, diciamo, snack che sono arrivati da Eurospin. Ho preso solo le barrette, però ho preso quelle lì un po', non quelle là confezionate, proprio quelle là sfuse che trovate o vicino alla cassa oppure di solito anche in alcuni reparti le ho trovate vicino alla cassa, vicino alle casse, e infatti perciò non ho voluto prendere pure quelle là proprio confezionate perché mi sono concentrata un po' su queste e ci sono veramente un bel po' di varianti. Ecco, ovviamente non sono delle barrette proteiche, sono queste qui della Puerto Sol, che di solito c'è anche tipo la Pureo di frutta snack, mela, mirtilli rossi, mele e mirtilli rossi. Infatti mi avete chiesto, le prendi, le provi e ci fai sapere, e quindi sinceramente le ho prese. Vi dico anche i valori: per 30 grammi hanno 90 calorie, 0,2 grammi di grassi, quindi pochissime, 20 grammi di carbo, 19 grammi di zucchero perché ovviamente è fatto proprio di frutta, fibre 12 grammi, no scusatemi, fibre 3,6 e proteine 0,2. Sinceramente, ok che non è proteica, però è sfiziosa per 30 grammi, è sfiziosa da portare comunque con sé. Assaggiamo, ecco sì. Sinceramente, secondo me è una bella cosa. Infatti, costavano 1,99 euro, se non sbaglio. Sì, 1 euro. Si presenta così, piccolissima. Sicuramente molto meglio delle tipo di le barrette tipo che trovate, quelle là confezionate, stracolme di zuccheri. Invece, questa è proprio frutta. Assaggiamo. Morbidissime. Barrette di frutta disidratata, ingredienti mela, mirtilli, lamponi. Ma sinceramente mi piace, è molto molto valida. È morbidissima. Allora, appoggiamo qui perché sta aperta. Sinceramente molto buono, molto buona. Sembra le mela, sembra le chips di mela, uguale. Adoro. Continuiamo, questa è uguale con mela e frutti di bosco. I valori nutrizionali sono uguali, quindi è inutile che ve li dico. Poi dopo vi faccio la classifica. Okay. Questa è un po' più scura. Assaggiamo. Buona, ma sono molto dolci, si sente tantissimo la mela. Buona, però non mi fa impazzire. Tra le due preferisco l'altra. Assaggiamo l'ultimo gusto, che è mela e frutti misti. Alla fine secondo me siamo là col sapore, solo che questa che ho assaggiato mo era molto più calcata. Assaggiamo. C'è albicocche, prugne, pere, pesche. Eccola qui, assaggiamo. Questo è un gusto molto molto delicato,
Quindi per neo, tra tutte e tre, al primo posto metto mela e mirtilli rossi, molto molto buona, di questa linea qui di Power to Soul, perché dopo ce ne sono altri due. Secondo posto metto mela e frutti misti, e l'ultimo metto mela e frutti di bosco. Alla fine come barrette, aspettate, perché sono aperte, non voglio metterle a terra. Alla fine come barrette sono molto simili, solo che si sente un po' quel retrogusto diverso. Questo invece della Fior di Natura è uno snack sesamo vegan, c'è proprio scritto i valori nutrizionali di questi, vabbè dopo ve li lascio perché la tabella. Allora, per 3 e per 100 grammi, vabbè raga, vi lascio i valori qua direttamente per la porzione del pacchetto. Mi devo attaccare. Eccolo qui. Sembra tipo un crackers con il miele. No raga, è buonissima. No vabbè. Sono molto zuccherate. Sembrano un po' le mandorle caramellate. Molto buone. Poi queste. Ne sono quattro dentro. Ve ne mangiate una, ve ne mangiate due. Poi il gusto è molto molto dolce, quindi dopo un po' non le finite di mangiare. Proprio perché sono molto molto dolce. Invece queste sono della Fior di Natura Snack Sesamo e Quinoa. Molto dolci, però sono molto molto buoni. Sono molto più sottili. Li preferisco di più perché sono più sottili. E quindi sono un pochino rispetto a quest'altro meno dolci e si sente tanto la quinoa, buonissima. Buonissimo. Super dolci, però io tra questi due metto al primo posto questi qui snack di sesamo e quinoa, buonissimo, e al secondo posto questi snack di sesamo. Sinceramente sono davvero molto buoni. Un voto alle barrette Power to Soul, diciamo che do un 7 a mela e mirtilli rossi, e poi do un 7 a mela e mirtilli rossi, do un 6,5 a mela e frutti misti e un 6 a mela e frutti bosco. Invece per quanto riguarda quest'altro qui, snack di sesamo, gli do un bel 7,5. Invece a quest'altro qui con quinoa gli do un bel 8. Anche 8,5, perché sinceramente sono molto molto validi, e perché così anche se vi trovate al supermercato o per qualsiasi cosa volete prendere qualcosa di un po', diciamo, un po' più fitto,
vi dico proprio prendetele perché sono davvero molto buone. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, per altri video così, mi raccomando consigliatevi voi sotto, io lo faccio. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!